Ricordatevi, il 14 maggio, tutti credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e fare opere di carità. Papa Francesco ci chiede oggi, in questa giornata mondiale di preghiera, di unirci spiritualmente ai credenti di tutte le religioni, per implorare Dio di aiutare l'umanità intera. Una preghiera fatta anche di gesti concreti, gesti di carità, che non sono mancati in questi mesi, anzi, si sono moltiplicati in mille sfaccettature. Un amore fatto di opere e tempo donato agli altri, ognuno secondo le proprie capacità e disponibilità. È bello vedere come all'aumentare della difficoltà la carità si moltiplica, non diminuisce. Facciamo allora in modo che la carità, quell'amore a Dio al di sopra di tutto e al prossimo per amore di Dio, sia il fondamento delle nostre giornate. Così che questo momento di difficoltà possa trasformarsi in opportunità per radicare nel nostro futuro il valore della fraternità e della coesistenza comune. Buona giornata.